sì, amici italiani, ma quanto è buono il cibo italiano, quanto è buono la pasta, la pizza, la mozzarella. Ma ogni tanto ci va a mangiare un po' di pasta, noi italiani che siamo in Cina. E dove andare se non all'Isola del Nord? L'Isola del Nord si trova in una posizione privilegiata in città, a pochi passi dalla metropolitana, circa 300 metri. Oggi faremo un tour in un ristorante italiano gestito da cinesi. Andiamo. Sono appena entrato all'interno del locale, intanto guardate come veniamo accolti con questo bellissimo ritratto di Roma, nostra bellissima capitale. Guardate che atmosfera bellissima, qui c'è l'angolo di vini, sono tutti vini italiani, anche vini a noi familiari. Intravedo da qui, guardate, il Morellino di Scanzano, tutti vini nostrani. Qui c'è un altro angolo, tutti i prodotti made in Italy. Guardate, dalla pasta, Targato De Cecco, la farina Caputo, che in Cina è molto famosa, molto conosciuta. Diciamo qui abbiamo, eccomi, sono anch'io, vi saluto, guarda, ciao. L'angolo caffetteria, veramente la macchinetta del caffè italiana. Abbiamo anche dei liquori, liquori italiani e non solo. Questo è la nostra Italia, guardate, Firenze, Roma, Napoli, le nostre città, i nostri mari. Veramente in questo posto ci si sente a casa. Anche un cammino, ancora un altro quadro che raffigura la nostra bella Italia. Qui abbiamo Venezia, veramente l'isola del Nord, ragazzi, una bella storia da raccontare, un ambiente che lascia veramente bocca aperta, un po' un paradiso del cibo occidentale qui a Xi'an. Siamo qui a pranzo, eccoci qua, intanto è arrivata la caprese con un po' di pesto. La caprese è un piatto all'estero, comunque viene preso molto. Quindi lo troverete sempre nei menu dei ristoranti italiani. Naturalmente da buon italiano bisogna fare questo. Anche se siamo in un ristorante comunque di un certo livello, non bisogna aver vergogna. Era appena arrivata la pizza, non ho fatto in tempo a riprendere il momento. Che ve ne pare? Molto invitante. Assaggiamola. Ecco qua, prendiamo la nostra pizza. Classica chiusura da buon italiano. Ecco qua. Deliziosa. Olio d'oliva un po' sopra, basilico, mozzarella, veramente, veramente sembra di essere un ristorante italiano. Andiamo ad esportare nel mondo la cultura della pasta italiana, soprattutto come si mangia la pasta italiana. Una bella forchettata generosa, ah, così. Buono, buonissimo. Faccio un'altra forchettata. Oh, è arrivato il momento conclusivo del pasto. Guardate un po', un bel tiramisù, una bella paracotta. Ah, sì. Anche un bellissimo savoiardo. Dall'aspetto sembrano molto interessanti. Questa bella salvela di cacao che ci fa fermare il respiro. Buono. Io ti mangerò. Io ti mangerò. Adesso abbiamo quasi finito. E tra poco prenderemo un caffè e
e faremo due chiacchiere con una persona.大家好，我们刚吃完了，现在在喝杯咖啡，我们俩聊会儿天好不好？好，没有问题。好，这是一家十年老店的餐厅，是吗？对，我们其实在西安已经开了有12年，我们下个月5月2号就是整整12年。12年时间挺久了，那我想知道的是，我当时刚到西安的时候，听到有人说，你知道吗，在西安有一家意大利餐厅，味道非常不错，还有它叫北方的海岛。 哎，我当时特别纳闷，为什么会叫北方的海岛？可以给我们解释一下这个餐厅的名字的由来吗？这个名字其实最早我们的餐厅，不是叫这个名字，我们叫 Colabo， 就是在6年前我们把这个名字改成 Isola del Nord， 是因为我们的老板其实另外一个合伙人，他是日本人，所以他的名字叫北岛。 所以我们把这个餐厅的名字就是跟它的名字其实一样的，用意大利语翻译过来就是北方的岛。所以后来一直没有改过。对，一直用到现在。我们可以说你是在西安的第一家意大利餐厅，那我的问题就来了，我想知道你当时为什么决定在西安开一家意大利餐厅呢？因为12年前在西安。 西餐非常的少，有其他的西餐也都是一些什么菜都有，但是呢，就是我们会觉得，意大利菜，妈妈的菜，然后家庭氛围的菜的感觉很好，所以就是想把意大利的美食文化带到西安来，所以在这里做一家意大利餐厅。我们感谢我代表意大利经典感谢你对意大利的热情和意大利菜的热情，谢谢你。 意大利菜太好吃了啊！谢谢你，谢谢。我想问一下你们的拿手菜有哪些呢？拿手菜其实有很多，最主要呢就是我们会有一些意大利的 appetizer salad， 还有 crudo， 然后我们会有 pasta， 很多不同种类的 pasta， 还有最主要我们会有意大利的 pizza。 Pizza 是不是你们去年还参加了一个非常的有意思的一个活动，是吗？对，是因为我们做意大利菜，所以一定要做传统最地道的这个意大利的 Pizza 展示给我们的客人，所以我们专门去我们的两个 chef 去参加这个意大利 Napoli 的 Pizza 的认证，专门去做 Margherita， 然后所以获得了有两个证书，证明我们是最传统的这个。怪不得 Pizza 特别好吃，这么好吃，谢谢。所以最后。 我们这边呢看到很多传统的意大利食材，是吗？对，像因为我们要做传统的意大利菜，给大家一个最地道的口味，所以从食材上最基本，我们一定要选择最好的这个意大利食材，像有意大利 capo 的这个面粉，还有这边的意大利的黑醋，还有像意大利的番茄，非常有名的番茄，包括一些饮料。 餐后酒，柠檬茶。柠檬茶了，对，这个很受欢迎的。对，包括水，我们也会有很多这边的这个葡萄酒，也会选择意大利，像这边意大利西西里岛。今天的体验到此为止，能在西安传播意大利的传统饮食文化，是我感到非常荣幸的事情。谢谢你们，欢迎你们来到意大利的餐厅品尝意大利的美食。 再见。再见。